La mozione è un problema o una questione che deve essere affrontato e risolto. Dal punto di vista sintattico è un'affermazione semplice, circoscritta e dibattibile. È un'affermazione, ciò significa che non può essere una domanda. È semplice perché non deve contenere un secondo termine di paragone. È circoscritta perché non deve essere né troppo articolata né generica. Una mozione è dibattibile se il rapporto tra le possibili argomentazioni pro e quelle contro è equilibrato, cioè se gli studenti possono trovare agevolmente sia argomentazioni favorevoli sia contrarie. Esistono tre tipologie di mozioni: la mozione di fatto, la mozione di valore, la mozione di policy. L'uso dei combustibili fossili è ormai superato, è un esempio di mozione di fatto per due motivi. In primo luogo, perché riguarda ciò che si verifica, un fatto, un evento, un fenomeno in atto. In secondo luogo, perché i debaters dovranno stabilire se il fatto, l'evento o il fenomeno in questione è vero oppure no. In genere, una mozione di fatto è formulata con il modo indicativo. L'utilizzo del burqa lede la dignità della donna è un esempio di mozione di valore perché contiene due elementi: un oggetto di valutazione, l'utilizzo del burqa, e una espressione valutativa che presuppone un giudizio, il verbo ledere. L'Unione Europea ha l'obbligo di mitigare la guerra dei dazi tra Stati Uniti e Cina. L'Unione Europea ha l'obbligo morale di promuovere ideali democratici in Medio Oriente. Le due mozioni hanno un agente, l'Unione Europea, affermano l'esistenza di un dovere, di un obbligo, discutono un'azione, mitigare, promuovere, esprimono quindi un giudizio sull'azione da compiere. Sono mozioni di valore.